rappresentante rischio di farvi evitare di disagio. Noi presentiamo il libro di, che è uscito due giorni fa, ieri, o l'altro ieri, uscito il libro. Ieri mattina il campanile, scusatemi, il campanile di Teresia Termi, di Vincenzo Vallone, che ha tre illustri introduttori, di cui io ne faccio parte, adesso a parte. Ovviamente la mia introduzione è molto più ristretta rispetto alle altre due, anche ha un tono, un respiro diverso. È un'occasione per stare insieme, un'occasione pasquale per farci gli auguri, per ringraziare Vincenzo per quello che ha fatto per questa terra, per le prove che ha lasciato del suo impegno, della sua professionalità, della sua arte, perché come sapete è sia un professionista che un artista. Quindi i miei ringraziamenti credo a nome di tutti coloro che sono presenti, indirizzati a Vincenzo, che è un grande amico, un socio della fondazione, quindi noi lo abbiamo con noi tutti i mercoledì e ne godiamo del suo contributo di idee. C'è qualcuno che ha fatto un commento? Gianfranco ha sottolineato. Devo dire che lo ringrazio anche perché è riuscito a organizzare con Orsola, che ho invitato anni fa, quindi da anni che l'aspettavo qui da noi, e quindi con Orsola Vallone e con Sara Santillo, Orsola alla tastiera, Sara al violino, per averle qui con noi per un accompagnamento musicale. Ciao Lina. La gioia è avervi qui con me. Mi spiace che siete un po', noi abbiamo una piccola sede, non abbiamo una grande sede, abbiamo una piccola sede, qui dobbiamo fare i conti con questa piccola sede, che di solito ci basta, in questa occasione noi siamo lì, mi dispiace che avete un po' di disagio voi, soprattutto quelli che stanno nell'angolo. Spostiamo le sedie, noi abbiamo lasciato questo spazio davanti per loro per suonare, loro si sono messi dietro, però eventualmente poi dopo possiamo. No, direi che qua potete accomodarvi nei dintorni, anche qui venire qui più vicino a me, potete appoggiarvi qui, qui c'è la mia amica, la mia giovane signora, ti faccio sedere qua, ti faccio appoggiare sul tavolino accanto allo stereo. Sara? Tu pensi, siedi di qua. Allora, non cade, ci sta lo stereo sotto. Sì. Posso? Dunque direi allora, ringraziamenti fatti a Vincenzo, a coloro che hanno collaborato con lui, ad Ursula e a Sara. Non vedo l'avvocato che però è l'ideatore di quel video che dovremmo vedere, no? Tra un po', l'avvocato Fulvio Di Mezza, che ringrazio anche lui. Vedremo tutte queste cose, sentiremo, ascolteremo dalle parole di Vincenzo, ascolteremo le cose che c'ha da dire su questa esperienza, scusami, l'esperienza che ha fatto relativamente all'opera di cui parliamo, cioè il campanile, che ovviamente ha anche un significato metaforico, in questo caso ha un significato fisico, quindi non lo vediamo, io almeno lo vedo dalla mia finestra, lo vedo tutti i giorni. Quindi ringraziamenti, testimonianze di grande valore, di grande significato culturale legato a questa terra. Ringrazio tutti i presenti, il vice sindaco che è in rappresentanza anche dell'amministrazione. Il sindaco è ammalato. E il vice sindaco in rappresentanza dell'amministrazione, perciò ho detto che il sindaco è ammalato, per il vice sindaco in rappresentanza dell'amministrazione. Quelli che si tratteranno ancora poi dopo a chiacchierare, quindi avremo la possibilità di conversare ancora un po' dopo l'incontro per la cena. Dare la parola a te e poi sentirei, anzi no, forse diamo prima la parola ad Orsola, così avviamo con la parte musicale e poi diamo la parola all'artista Vallone. Comunque facciamo una parte per tutti i nostri ospiti. Buonasera a tutti, ringrazio Felice e Zio Vincenzo per l'invito e voi che siete qui presenti. Due parole soltanto perché sono stata coinvolta per aprire questa serata con due pezzi. Quando Zio Vincenzo mi ha invitato mi ha detto senza cose, è un momento di gioia. E quindi non a caso sono stati scelti due pezzi che conosciamo tutti, l'Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven. E poi mi è venuto in mente, glielo dissi qualche giorno fa quando mi ha chiesto cosa hai scelto, io ho ripreso un po' le parole, ci troviamo nel periodo, domani ci avviamo al grande triduo,
Il Papa ci ha invitato alla fratellanza, ci ha invitato ad essere custodi del creato, uno dei primi giorni che ha parlato. Allora mi è venuto in mente questo fratello Sole, sorella Luna, lui che ci chiama tutti i fratelli, ci accomuna con questo, ci invita ad essere custodi del creato, e mi è venuto in mente questa cosa. Poi perché appunto il campanile, il tocco delle campane, il mattino di Pasqua richiama a questa festa, quindi mi è venuto un poco questi due brani per aprire questa serata e quindi per dare gli auguri a tutti di una buona Pasqua nella gioia. Grazie. Thank you.
io direi, Vincenzo, noi parte l'operatore culturale, l'operatore normativo. Dobbiamo andare via? No, direi, se parliamo da così, tu ci riesci a riprendere lo stesso, anche se siamo... Sì, perché... Facciamo sentire qualche altro. No, abbiamo le sedie, se qualcun altro si vuole sedere. No, perché così facciamo un piccolo raggio, le sedie in piedi non le riesco a vedere. Angela in piedi, con ci sono tre sedie per Angela, per signora Lirini e per Lucia. Vediamo le sedie qua, con questi tre posti, vediamo le tre sedie. Non è possibile che stiate in piedi perché non è... Basta che non togliete la visuale al professore Cusano. Noi siamo... Che faccio sedere sulla... Sediamo, facciamoci la realtà. Ecco. La terza che si è caduta. È Lucia, vieni. Allora, qui si siede. Io non ho bisogno di niente, io ho bisogno solo che tu sia bene. Dove sta l'operatore informatico che ci assisteva poc'anzi? È andato via? Vabbè, comunque diamo la parola, ecco, vieni, operatore informatico, vieni qua, vieni. Tu ci assisti, diamo la parola all'architetto ovviamente che è festeggiato, noi come fondazione lo festeggiamo. Questo operatore è l'architetto Sebastiano. Ecco, non mi chiedete Sebastiano, io lo chiamavo operatore, ma non era una di minuto. No. Stasera parliamo di architettura. In questa sala si parla sempre di tante cose, ma mai di architettura. Forse è la prima volta. Forse una volta Vincenzo, sei già venuto un'altra volta. Ma non ha parlato di architettura. Ne ha parlato come architetto. Ne ha parlato come architetto, ma non di architettura. Invece parliamo di architettura e parliamo di questa architettura che è stata realizzata qualche anno fa. Insomma, tutta l'operazione è durata una quindicina d'anni, è partita negli anni 1985, grosso modo. Si è conclusa intorno al 2000 ed è il campanile di Teresa Terni. Nell'invito, in effetti questa è una conversazione, quindi io non devo relazionare, anche perché gli architetti progettano, realizzano e finiscono, quindi non hanno da raccontare. Lo racconto lì. Gli architetti normali. Voglio contrariare. Innanzitutto devo ringraziare te, Felice, perché sei splendido. Sei un personaggio veramente notevole in questo deserto culturale nel quale ci siamo cresciuti, fermati e abbiamo dato un senso, non sempre. A San Salvatore non si sente niente. Alza la voce, il microfono. Il maestro, si chiamano, la voce, io non ho una voce alta, io sussurro, questo è il mio limite, quindi mi dovete scusare. E devo ringraziare, dicevo, Felice, il professore Felice Casucci, perché ci dà la possibilità ogni mercoledì di incontrarci in questa sala. Oggi siamo in tanti, ma abitualmente siamo forse la metà, non lo so. Ed è veramente una bella occasione, perché ci rinfreschiamo, ci rinnoviamo e diamo a noi stessi la possibilità di poter andare avanti attraverso questi appuntamenti culturali. E a proposito di appuntamenti culturali, faccio subito rivolgo un saluto al dottore Bove, perché a San Salvatore, almeno fino a qualche settimana fa, è accaduta la stessa cosa. Ora sono impegnati con le nuove elezioni, quindi c'è un silenzio assordante e tutto questo è rinviato di qualche mese. Poi devo salutare il sindaco, mi ha telefonato qualche ora fa ed è stato colpito da influenza, non sta bene. C'è il vice sindaco, assessore alla provincia,
E poi devo salutare il comandante dei vigili urbani, che ha messo a disposizione anche il personale per poter ricevere voi altri in questa sala. E io mi sono anche permesso negli inviti che ho inserito, per esempio, dico qui si intravedono, anche se in malo modo, la Liderini che mi sta seguendo da un paio di anni nelle mie avventure e disavventure artistiche, e poi c'è un pensierino rivolto al cinema modernissimo, al teatro. L'altra sera abbiamo concluso la stagione teatrale con un appuntamento, abbiamo rivisto il lavoro di Pirandello, questi personaggi che da 70-80 anni vanno alla ricerca della loro identità. E quindi poi la Ipersisa, c'è cioè la Ipersisa di dei fratelli Silvani. C'è Lucio e con la consorte che sorride in palenza. E poi c'è questa maturina russa qui, è la biblioteca del preside di Sorbo, alla quale preside di Sorbo io ho dedicato non solo a lei ma anche alla professoressa Lina Zotti, ho dedicato la seconda e terza pagina. C'è un batuffolo, lo potete ammirare e vedere, è un batuffolo di numeri, dal quale batuffolo, quindi questi personaggi che si ruotano attorno a questo mondo di numeri, c'è questo germoglio che è appunto il campanile che viene fuori. Perché l'idea architettonica, l'idea progettuale, è un'idea che poi deve essere supportata, deve essere assolutamente verificata attraverso il numero. In lontananza lì vedo Peppino Di Mezza, il sindaco del periodo in cui siamo negli anni 80-85, con una delibera eccitata nelle note, approvò il progetto del campanile. E poi vedo Nello Di Mezza, che è stato il responsabile del comitato per la realizzazione del campanile. Vedo tutti quanti, io ringrazio tutti quanti e vorrei solamente darvi qualche sensazione di quello che in effetti vuole essere questa presenza di architettura contemporanea. Tengo moltissimo a raccontarvi come va a situarsi questa struttura in un territorio che ha 2300-2400 anni, cioè dagli scavi del 1981. Architetti, se possiamo andare avanti, vediamo un po'. Ecco, questa qui è una planimetria che io vi ho preparato, ed è stato il primo rilievo, siamo nel 1981, prego. Aspetta qua, grazie. Un altro po'. In effetti, che cosa è accaduto sul territorio tedesco? La stessa Europa, e quindi questo territorio in particolare, ha vissuto le quattro epoche, cioè quella antica, quella medievale, quella moderna e quella contemporanea. Quella antica è un periodo che viene dai, diciamo, volendo datare, da Annibale in poi, quindi dal 216-214, perché poi prima Annibale, poi abbiamo avuto Quinto Fabio Massimo, in quei due anni sono stati protagonisti di una serie di episodi che hanno caratterizzato anche l'insediamento della Chiesa di San Salvatore Teresino. E nella Chiesa di San Salvatore Teresino, dopo Fabio Massimo, troviamo delle testimonianze della Telesia,
le troviamo anche sul territorio che attualmente è di Telese. Infatti questa palinodia, ripeto, che nel 1981 si intravede qui, fu, è la sintesi di una serie di lavori e di reperti che sono venuti alla luce una decina d'anni, di ritrovamenti che sono lungo la strada, che sono venuti fuori e che hanno caratterizzato un poco il territorio telesino in questa fascia, che dalla Madonna delle Grazie, questo numero qui, uno, è l'insediamento della chiesetta della Madonna delle Grazie, che ora è scomparsa da una decina di anni, fino a quel corso d'acqua che è la deviazione del Grassetto. E sono state trovate delle tombe sannitiche anche nella parte più bassa fino al fiume Calore, e sono state trovate delle tombe sannitiche anche nella zona qui stiamo all'altezza del Casino Iannotti, questa è la chiesetta, e poi il punto numero nella zona, dunque, la ex proprietà del Vecchio, o attualmente del Vecchio, ma comunque in un grosso modo in questa zona qui. E questo che cosa dimostra? Dimostra che tutto quello che è stato realizzato negli ultimi 150 anni, perché la viabilità naturalmente esistente, che è stata anche una viabilità della via Francigena del Sud, una sede della via, facciamo vedere un'ultima via Francigena, abbiamo recuperato questa cartina, dove questa è la torre medievale, e il percorso rosso proviene da Vecchia San Salvatore, c'è l'attraversamento sul ponte Fabio Massimo, l'attraversamento anche sul ponte di Annibale, quindi verso Telese, e quindi questa qui è la viabilità che ricade, insomma, è tutta concentrata nella regione Campania, in particolare nella provincia di Benevento. Quindi questa viabilità, che poi è stata rafforzata, è stata ampliata, è una viabilità che ha dato, insomma, su questa sia a destra che a sinistra, una serie di insediamenti che hanno dato naturalmente vita ad una popolazione sempre presente, ripeto, dal periodo sannitico, quindi quello romanico, quindi medievale, e quindi quello moderno, che siamo agli inizi, alla fine del Settecento e quindi all'inizio dell'Ottocento e fino ai giorni nostri. Questo campanile viene realizzato su questo territorio. Voglio solo richiamare l'attenzione sul fatto che l'attuale chiesa, che viene realizzata nel 1960-61, e quindi la vecchia chiesetta poi demolita nell'area che poi è stata destinata a parcheggio, in quella l'attuale chiesa è stata realizzata su un cimitero, cioè era il cimitero della chiesa, e anche qui quasi certamente fuori troviamo, perché è tutto vincolato, quindi qualsiasi tipo di intervento deve essere assolutamente preceduto da una indagine conoscitiva per vedere se c'è la possibilità di poter realizzare le cose. Infatti, con Don Vittorio Finelli, che nel 1984-85 si voleva in qualche modo realizzare non solo il campanile, ma anche l'ampliamento dell'attuale chiesa, quindi arrivare ad un sistema di chiesa basilicana, la navata centrale e le due navate laterali, siamo stati costretti a fare dei saggi per vedere dove situare, insomma, se in realtà, conclusione, con una riunione che
fu effettuata poi sul comune di Telese con il professore Jannowski, che era il sovrintendente responsabile della cosa, insomma decidemmo di non intervenire sulle navate laterali perché vennero fuori una serie di strutture medievali, fosse granarie e tutta una serie di cose di sepolturarie. Riuscimmo ad ottenere l'autorizzazione dove attualmente esiste, è stato realizzato il campanile. Questo campanile però Don Vittorio mi raccomandava, io devo assolutamente, questa chiesa è insufficiente. Andammo a recuperare un altare laterale che allora era in deposito, e cerchiamo di realizzare anche uno spazio dove vai a realizzare il campanile, e quindi vediamo un pochino come allargare, anche se di poco, questa chiesa e partire con il campanile. Il progetto del campanile prima era una vela, io l'avevo posta a ridosso della via Roma, in asse con via Colombo, insomma c'era questa vela tutta in calcestruzzo, dove la parete in calcestruzzo si gonfiava, aveva il senso del vento che gonfiasse la vela, e quindi c'era questa ricerca proprio di rappresentare il campanile in questo modo. Invece poi fummo costretti a... è arrivato il mio piccolo. Che dice a tutti di fare silenzio. Sì. Dice a tutti di non parlare d'alta voce. Quello che si entusiasma lo scampanile. Che fa parte della dedica, tra l'altro. Appunto, perciò ho detto quello che si entusiasma lo scampanile. Lui che mi ha costretto a realizzare questa cosa e a raccogliere tutte le testimonianze era il mese di luglio e agosto. E io andavo in giro e lui si entusiasmava allo scampanile all'intocco delle campane, si chiama Vincenzo, vieni, dai la Marina a me, dai. Fidati, mi rendo conto che è complicato. Piano, Vincenzo. Sì, in silenzio. Accanto a noi, ma stavo dicendo, quindi si pensava di realizzare questo campanile in questo modo. Invece poi il progetto è stato tutto trasformato. E siamo arrivati ad una soluzione che è quella attuale. Quella attuale quindi ha questo spazio collegato con la navata, l'unica navata di questa chiesa, dove io ebbi anche occasione di sfondare il presbiterio, l'abside, recuperammo lo spazio della sagrestia, realizzammo la sagrestia ancora dietro. E quindi abbiamo creato uno spazio che dà maggiore profondità e anche un disegno. Abbiamo sistemato quel Cristo che sta sospeso nel catino dell'abside. E siamo arrivati poi a questa progettazione che con... questo spazio, ripeto, che è stato destinato come ampliamento della chiesa, improvvisamente diventa poi vuoto. Quindi c'è questo vuoto, dal quale vuoto, è possibile vederlo dalla fotografia grande, ci sono due pilastracci grossi che vanno su e vanno poi a disegnare questo campanile fino ad una balconata a belvedere sul paese, e diventa anche un'occasione per realizzare poi con Amedeo del Giudice e il figliolo dei bassorilievi che sono poi la storia, in conclusione la storia di Telese, partendo da Annibale lo vediamo in alto, quindi siamo nel 216 a.C.,
Poi scendiamo giù, l'anno zero che è l'Annunciazione, quindi il 1349, il grande, questo anno che ha segnato la desertificazione sul territorio, perché sono andate, insomma, la chiesa cattedrale di Santa Croce, dove ora stiamo lavorando con l'amministrazione comunale, e fra una decina di mesi ci incontreremo per raccontarvi che cosa sta accadendo. Quindi ci sono questi pannelli esplicativi, questi rappresentativi di questa storia telesina. Sono stato preso proprio un pochettino. Io amo molto Firenze, questo Giotto, stiamo nel 1333, quando Giotto capita a Firenze con questo disegno del campanile. Mi ha colpito moltissimo il fatto che ai fiorentini il progetto di Giotto non piaceva. Oggi è diventata una delle testimonianze più importanti dell'architettura dell'Ottocento, e Giotto realizza questo campanile, cioè il progetto che poi è stato trovato nel Museo dell'Opera di Santa Maria in Croce, e poi Giotto muore nel 1337, intorno al 1337 muore. Non a caso cito queste cose, perché siamo nel 1349, qui a Telese, quando accade quello che ho citato poco fa. E poi c'è Pisano che continua questa opera, e si è diventato un campanile alto 84,75 metri, con una base di 14,40 metri per lato, un quadrato, cioè un quadrato di una base bella grossa di 14,40 metri, quindi è una struttura molto, molto massiccia, potente, enorme. Però mi incuriosiva la rappresentazione sulle pareti di tutto ciò che riguardava appunto episodi della chiesa, e non solo, ma ci sono anche testimonianze di carattere politico-sociale della Firenze dell'epoca. Ed ecco che io ho trasportato sul campanile di Telese queste testimonianze attraverso la bravura del giudice padre e del giudice figlio, perché sono veramente molto molto bravi. Nella pubblicazione ci sono i bozzetti, hanno per me un valore notevole, e c'è anche qualche foto delle rappresentazioni e delle lavorazioni di questi pannelli. Questo è l'episodio così emergente, però voglio anche richiamare un pochettino l'attenzione sul fatto che tutto questo che è accaduto in quest'area in 2300-2400 anni è dovuto anche alla presenza dell'acqua. Noi abbiamo un valore aggiunto in questo paese, che è appunto l'acqua. Poi nel 1349 quest'acqua diventa addirittura un'acqua con idrogeno anidride carbonica e idrogeno sulforato, quindi diventa l'acqua solfurea, però abbiamo quella sorgente magnifica che è il Grassano, che attraversa tutto il territorio. E devo dire che è mancata qualsiasi attenzione da parte della pianificazione del territorio telesino su questo valore dell'acqua. Da sempre l'acqua ha richiamato l'attenzione sugli insediamenti, la stessa Telesia sorge nel punto in cui è stata realizzata 2200 anni fa. Perché? Perché si trovava su questa pianura, con il Volturno e il calore a portata di mano, quindi l'acqua ha un significato notevole.
E questa è l'acqua, e poi del Medioevo vi ho raccontato. E quindi io mi sono preso un appunto su Morricone. Era il 25 di agosto del 2008 quando mi capita di vedere per televisione un filmato di un concerto di Ennio Morricone. Ed è un concerto, una corale sacra, che viene realizzata a Sarsina. Sarsina è un paese sulla E45, che è questa superstrada che collega Orte, Perugia, Ravenna, Forlì. E questo paese è un paese di 3.600 abitanti. Hanno una bellissima romanica che compiva mille anni, e quindi festeggiarono con questo concerto i mille anni. Questa. E il titolo di quest'opera, che io poi ho riascoltato anche a Natale nel concerto natalizio che è stato eseguito nella Chiesa Superiore di Assisi, un titolo bellissimo: Vuoto d'anima piena. In quel campanile io ho lavorato sul vuoto. Cioè, c'è questa cappella, poi se fate caso, questa, vediamo un pochettino se si riesce a vedere, questa è quella cosa, va bene, no, questa non c'è. C'è, ecco, questo qui è il vuoto, c'è un vuoto e poi parte il campanile. Fateci caso, io ho previsto questo vuoto per dare maggiore spinta verso l'alto alla struttura, aiutandomi anche poi con i triangoli, come se fossero delle frecce verso l'alto. E questo vuoto d'anima piena mi ha colpito moltissimo, perché ho pensato, dopo tanti anni mi ritrovo con questo vuoto pieno d'anima. Bellissimo, è stato un passaggio che mi ha... E ho risentito questo, potete anche su internet recuperare una sintesi di questo concerto, che è di Ennio Morricone, quindi è una cosa notevolissima. C'è un intreccio interreligioso, ecco, questa è la cosa che dà un senso notevole, non c'è un filologico, improvvisamente. Questa struttura musicale cambia tonalità, si inseriscono strumenti nuovi, insomma è una cosa molto molto complessa, però è molto molto bella. E poi è di Ennio Morricone, ma io l'ho raccontato solamente per dare un senso maggiore, perché ho trovato in questo voto che io ho realizzato nel campanile lo stesso vuoto del concerto. Quando poi si va a dare uno sguardo al campanile, che cosa accade? Il vuoto è questo qui, lo vedete, questo qui sta qui il vuoto, dove la cappella inferiore prende viene illuminata dall'alto, poi diventa vuoto. E la struttura non parte in modo così geometrico, nel senso che è una struttura appoggiata sul vuoto oppure sospesa sul vuoto, ma attraverso questi gradini si adagia piano piano, quindi non è forzata, non è assolutamente castigata e costretta a stare sul vuoto, ma si accompagna, anche perché questi gradini che accompagnano la struttura verso l'alto danno la possibilità poi di poter, alla luce, di potersi inserire nella fascia che va a illuminare la cappella sottostante.
Poi c'è questa storia della copertura. La storia della copertura è un plexiglass, è una materia molto, molto leggera ed è di colore azzurro celeste, quindi il colore del cielo. E poi ci sono queste quattro campane, di cui due campane sono quelle del vecchio campanile della vecchia chiesa, demolita. Le altre due invece sono state fuse ad Agnone, e quindi abbiamo queste quattro campane, il concerto di queste quattro campane, e c'è un particolare sulla copertura, perché la copertura naturalmente è fatta in questo modo. Però che cosa accade? Che all'interno, nel punto di colmo, non è coperta, è aperta. Le campane stanno qua sotto, però qui piove. E allora c'è un controcanale sotto che raccoglie l'acqua di questo colmo e quindi poi lo accompagna e lo va a canalizzare. È venuta fuori questa idea perché? Perché insomma c'è un problema del vento, i venti che vanno a dare, potrebbero creare l'effetto vela e far saltare la copertura. Invece il vento può tranquillamente passare, quindi la copertura respira, diciamo, e non si crea alcuna pressione né sulla parte destra né quella sinistra, e l'acqua è stata risolta in questo modo qui. Io ne discussi allora di questa cosa, io non so se sono io, ma discussi di questa cosa, perché era un problema che dovevo assolutamente risolvere, perché non volevo la copertura, io volevo un colore, io volevo il colore del cielo. Doveva essere un qualcosa di leggero, leggerissimo. E capitai, per caso, così, come sempre accade nella vita, a discuterne con meglio di me. E così facemmo degli approfondimenti in questo senso. Ed è una cosa che da sotto non si vede, non si vede per niente. Ma vi dirò, è molto molto. L'ho trovata, insomma, molto molto interessante. Questa copertina è una copertina disegnata dal Piccolo. Perché il Piccolo ad agosto, quando io pensavo di fare realizzare questo fascicolo, che io non so se chiamarlo, è stato chiamato libro, fascicolo, è stato chiamato, per me è un giornale di cantiere, ecco, mi piace proprio il senso del giornale di cantiere, che sono tutti gli appunti. Ci sono gli appunti dell'idea che parte su un foglio. Eccolo qua, questa è stata la prima idea ed era un foglio di una abbigliamento, non so se intimo, estivo, insomma, però c'era questo bagliore, questa superficie chiara che mi ha dato poi la possibilità di poter disegnare delle cose. E la prima cosa che è capitata è venuto fuori proprio l'idea del vuoto. Nella fotografia, proprio per creare un collegamento tra ciò che parte, quindi diciamo dalla genesi, proprio dall'origine dell'idea del progetto, o dal designer, ho fatto porre la sagoma della vecchia chiesa. Potete vedere qui, quindi proprio per creare un collegamento tra ciò che è stato demolito e ciò che invece diventa. Poi ci sono tre prefazioni. La prima è quella di Monsignor Vescovo, e Monsignor Vescovo dice, la prima firma che ho messo in calcio è un documento, come vescovo dice il rito sanitario delle 70 catene di ossi,
siamo nell'agosto del 98, si riferiva all'avvio dei lavori per il completamento del campanile di Rese Terme, quindi il Monsignor Vescovo è stato molto molto contento di questa cosa. Poi c'è questa cosa splendida del nostro felice Casucci, che io non cito perché in qualche modo, prima che la serata si concluda, la riascolto poi in modo strano. E poi c'è questa cosa di Tonino Conte, che ringrazio tantissimo perché Tonino mi segue da sempre. Però Tonino che cosa fa? A Telese ora c'è un campanile, si eleva sull'area della Telese medievale, ma esiste oggi Telese, e quindi c'è questo interrogativo di Tonino Conte, dove abbiamo fatto il campanile, ma probabilmente dobbiamo lavorare ancora moltissimo per rendere questo paese una comunità. E poi questi qui sono i primi disegni uccisi, quindi come vedete queste cose scalettate, questi disegni, vi invito a soffermarvi su queste cose perché il disegno, il progetto nasce proprio da questi segni, da questi disegni, da queste macchie, da questi colori. E qui diventa progetto, questa è la superficie della cartella, queste macchie sono e cristallo che fanno illuminare la cartella sottostante. Poi c'è una prima fotografia, che è una fotografia del presbiterio della chiesa, dove io ho disegnato l'ambone, l'altare principale, insomma tutti i pezzi che attualmente fanno parte della composizione del presbiterio e dell'abside. E c'è la fotografia della prima pietra. C'è il comandante dei vigili dell'epoca, che è Mario Grillo, che vedo in fondo lì e che saluto con affetto. C'è l'impresa Fasano, ci sta il sindaco Michele Selvaggio, e poi ci sono altre foto che è perfettamente inutile raccontarvi perché è meglio vederle. In queste pagine invece trovate la lavorazione del giudice padre del giudice Ivan Figliolo, e ci sono degli schizzi e dei disegni molto molto validi, molto molto interessanti, e quindi ho voluto storicizzare un pochino queste cose. Nella facciata frontale questi lavori rappresentano appunto Annibale, stiamo nel 216 avanti Cristo, poi l'Annunciazione, poi l'arrivo del primo vescovo con la porta d'ingresso, siamo nel V secolo, con il vescovo Palerio. C'è stata anche una piccola manifestazione qualche mese fa dedicata a questo vescovo. Poi c'è l'episodio del sisma del 1349, e c'è un pannello con i protettori della diocesi, che sono Santo Stefano, Sant'Antonio e Santa Maria, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, mentre sulla facciata a sud, quella lì, che qui è definita posteriore rispetto alla piazzetta Iannacchino, c'è lo stemma dell'anno del Giubileo, Padre Pio, che diventa santo, proprio in quel periodo lì, e quindi c'è stata questa processione e l'apertura della porta santa. Il fascicolo riporta alla fine una documentazione squisitamente tecnica, che sono i certificati di collaudo dell'opera, quindi diventa proprio un documento ben preciso sulla
sulla struttura. E, un'ultima cosa, prima di vedere il filmato, ma Fulvio di Mezza non vuole. Fulvio di Mezza non compare, è dato per dispesso. Comunque c'è il filmato. Ha lasciato l'opera. L'opera, sì, il dottor Fulvio ha realizzato un video di 6 minuti e 40 secondi. È suddiviso in tre momenti. E ha fatto una cosa veramente notevole. Un paio di mesi, tu che dici, io che dico, ma perché così, perché così, insomma, le solite cose, e ha fatto veramente un buon lavoro. Io fra qualche minuto lo vedremo. Le ultime due pagine sono dell'architetto Lorenzo Morone. Allora sì, le prefazioni, c'è il professore, c'è il senatore, c'è il vescovo, insomma, questi personaggi che fanno... Ma alla fine volevo assolutamente che un architetto come Lorenzo, che un collega sensibilissimo, vice sindaco di Cerreto Sannita, desideravo che scrivesse qualcosa su questa cosa. Quindi vi invito a leggere queste due paginette e poi alla fine, proprio come appendice, l'ultima pagina, c'è una... Recuperato con la fondazione, abbiamo segnalato all'amministrazione comunale con una documentazione fotografica e abbiamo anche accompagnata da una nota, questa edicola votiva che si trova appena al numero 201 di via Roma, ovvero subito dopo la chiesa. C'è un edicola votiva, a fianco c'era il negozio di telefonini. Si è spostato di fronte. E questa qui, io l'ho posta qui proprio per vincolarla, tra virgolette. Perché? Perché negli anni che cosa è accaduto in questa zona? È stato demolito facilmente e in modo proprio così, senza alcun pudore. Tutte le testimonianze della Telese Medievale. Non c'è altro oltre quello che ancora sta sotto pavimento, quindi non abbiamo niente. È una edicola molto molto interessante perché c'è una composizione tardo rinascimentale e del XIX secolo. E ci sono queste lesene scanalate molto molto, 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 molto belle, e è tutto molto molto dimensionato e proporzionato, cioè, a me piace molto. E vengono, c'è un capitello corinzio dopo le lesene, e poi c'è questo caratteristico il calatos con le foglie di acanto. Quindi c'è questo disegno di foglie di acanto che accompagnano poi, sono alla base della trabeazione. Soffermatevi un poco su questa cosa. All'interno c'è una tela, io non sono riuscito a capire. È un affresco. Ho un affresco, però è un poco distaccato, quindi penso che possa essere anche una tavoletta, con una Mater Dolorosa e con la rappresentazione di queste delle tre croci del Golgota, quindi siamo proprio nella settimana santa, quindi una Mater Dolorosa, c'è ancora un lumicino, una piccola una lampadina che però non funziona da anni. Quello fu fatto dalla famiglia Gerrotte che era interessante. La fondazione tra l'altro si è resa disponibile anche a sostenere il recupero di questa edicola. L'abbiamo già scritto al sindaco. Lo abbiamo scritto al sindaco, il sindaco mi ha detto che ha parlato con i proprietari del fabbricato e ha parlato per evitare che si intervenga per che cosa accadrà se non lo sappiamo. Io ho concluso. Nel senso che vorrei che qualcuno mi chiedesse qualcosa, se posso essere utile, perché niente, ho qualche curiosità, perché è un'opera che appartiene a noi, non è una cosa, quindi se c'è qualche
curiosità, basta. Io sono disponibilissimo a dare il mio senso. La vecchia chiesa, che io ricordo molto bene, pure qualche fotografia, che aveva due navate, una navata centrale e una navata laterale, insolita come tipo di struttura, però tutto il resto è uno stile prettamente moresco e non era cadente. Con i tempi che corrono l'avrebbero fatto buttare giù quella chiesa. No, non è la questione dei tempi che corrono, non l'avrebbero fatta giù, ma il fatto serio è che non avrebbero fatto realizzare questa chiesa. Vabbè, altro suolo all'epoca si trovava. Chi? Altro suolo per fare questa chiesa. Sì, sì, infatti in quel periodo si pensava di realizzare la chiesa di Terese in un posto più centrale. Sì. E invece demolirono questa chiesa. Che non era cadente, me la ricordo. No, non era cadente, era una navata centrale. E una laterale. Quella di sinistra. Quella a destra insolito come non è stata mai realizzata. In genere una navata centrale o invece questa navata è stata realizzata nel 59-60 è stata realizzata e hanno fatto spazio in mezzo alle tombe e sì. Hanno poggiato i plinti e quindi poi non hanno fatto il solaio, non hanno fatto il vespaio, ma hanno fatto un solaio, quindi sotto questa chiesa qui è vuota. Noi quando abbiamo fatto i saggi per le due navate laterali abbiamo trovato lo spazio sotto con questo. Completamente vuoto. Beh, io direi allora vediamo il video perché non vorrei. Ora vediamo il video ed è un video che ha la durata di 6 minuti e 40 secondi. E poi ci diamo io. Sono tre momenti, vi invito a non. Se lo dovete applaudire, applauditelo quando viene fuori una scritta. Potete applaudire. Potete applaudire. Il nome di Fulvio diventa di video. È un video. Però so che hai partecipato anche tu a questo insieme a Fulvio, avete pensato un po' insieme. Vabbè. Vogliamo spegnere una luce? No, dobbiamo spegnere tutto. Vincenzo, scusa, una curiosità, ma sul campanile si può salire? Sì, sul campanile si può salire. È stata realizzata qualche anno fa, Don Gerardo, che io ringrazio moltissimo, non è stato possibile averlo qui oggi, né tampoco il vescovo, perché oggi è mercoledì santo, e il mercoledì santo ci sono delle funzioni che non mi avrei potuto mettere come nei garage, sollevarli con la. E quindi è possibile salire, è stata messa la scala, però mancano i primi 6 metri di scala per raggiungere il primo pianerottolo. Ah. Cioè, che sarebbe poi il pianerottolo dopo il vuoto. Dopo il vuoto. Ecco, bisogna superare quella e sono 5,56 metri. Dopodiché si può andare su, ed è importante andare su, perché io nel progetto ho previsto la balconata che proprio lì. C'è questa. Se mancano i primi 6 metri, è impossibile. Cioè, non è un campanile che è stato progettato per ricevere solo le campane, ma si può andare lì su tranquillamente pensavo. Superandolo il gap dell'uomo ragno, perché il pezzo iniziale i primi 6 metri con la donna ragno, l'uomo ragno non c'è, va a salire poi i primi 5-6 metri come va a salire? I primi 5-6 metri devono realizzare una scala, mettere una scala a chiocciola. Non è un fatto impossibile, okay, perché lo spazio c'è. È stato già predisposto. Comunque sta una scala d'alluminio. Quando si arriva ora guardiamo questo video perché è un poco la sintesi di questa idea progettuale e Fulvio viene nel mio studio, va nello studio bottega degli artisti nel giudice e poi si fa prendere da alcune cose, insomma guardiamo perché è molto molto bello. Allora facciamo così però, nel guardare lo cominciano a mettere, noi ci diamo gli auguri adesso, così finiamo con il video. No, io devo dire una cosa alla fine. Ah, tu devi dire una cosa. Ok. Allora, ciao, allora facciamo, ci salutiamo. E dopo ci salutiamo, perché allora, vediamo prima. Ti devo dire una cosa rispettiamo la volontà di Vincenzo che si somma. Felice la luce, le luci.
Sì, grazie. Vedi, sì. Questo è il pronunciatore iniziale. No, senza voce è impossibile. Ma avete fatto la prova prima? Sì. Prima funzionava, adesso non funziona più. Non è toccato. Dobbiamo provare a... Antonio, vedi tu? Ci vedo un attimo la luce. Vedi un po' se c'è l'audio del computer, Antonio. Ma devo mettere la luce. Quello del microfono, la prossima cosa è stata accesa del microfono. Si parla del microfono. È disattivata. Qui non c'è voce nella vita. Ora inizia, vediamo. Doveva isolare il sonoro che sta arrivando. Prima cosa che ho attivato il sonoro dentro. Ma se questo lo mettiamo in Quindi andò sì, ma lo vedi. Ma là dentro non avete toccato, prima lo vedete acceso. È una sorpresa, resterà a questo punto. O ce la fai vedere senza voce? No, lo faccio vedere. No, lo facciamo vedere un'altra volta. Anche senza voce. Sì. Vai. Alza un po'. All'inizio non c'è voce.
non l'avesse visto, sa che il vedere non è tutto, ma il sentire, come campane, la lontananza ha un suo modo di vedere. È quello della nostra immaginazione, che da una parte all'altra del mondo cerca un quadrato, una schiera celeste raggomitolata nel corpo incandescente dell'ordine supremo. E sa che quella, non altra, verso l'alto, è l'architettura sacra, mista a terra, a rovina, a sangue celeste. Chi non l'avesse visto, lo venga a vedere e a sentire. È il cammino degli uomini da qui al mondo. Sorpresa in attesa. Ah. C'è un altro applauso. Quello era dedicato a te. Allora, si inserisce bene. No, devo dire, bellissimo suggestivo, molto suggestivo, ringrazio Fulvio che non c'è, dimostra di essere, come tutti i giuristi, di essere un umanista. I veri giuristi di essere un umanista. Tu volevi concludere con sì, io volevo concludere con queste parole che ho messo qui riscritto, che per concludere, eccolo qua. Ho letto che quando nasciamo ci viene imposto tutto. Il nome, il cognome, la mamma, il papà, i parenti, gli amici, il nostro abbiamo solo i sogni. Poiché l'architettura è un sogno, io ho sognato e ho realizzato il mio sogno. Per essere vera architettura, però, il sogno deve essere collettivo, deve essere condiviso. Io non so se sono riuscito a realizzare la mens di un popolo, ma spero almeno di averne una parte. Un bilancio che è certezza, quella di aver ricevuto la grazia di essere architetto. Ringraziamo l'architetto Vallone, fare gli auguri a tutti voi, grazie di essere venuti, di buona Pasqua da parte mia, da parte della Fondazione Gerardino Romano e da parte di Gerardino Romano, che non c'è ma è sempre con noi. Grazie a tutti. Grazie.